sarà condannato. Amico di Napoli, credi nel Signore Gesù Cristo. Il Signore è venuto per salvare i peccatori. Gesù dice nella sua potente e gloriosa parola: io non vengo per condannare, ma vengo per salvare i peccatori. Il Signore dice nella sua parola, Vangelo di Luca, capitolo 6, verso 20, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Amen. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi schiacceranno, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo, di Gesù. Rallegratevi in quel giorno, dice il Signore, e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo, perché i loro padri facevano lo stesso ai profeti. Ma il Signore Gesù Cristo ti dice anche oggi: guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i loro padri facevano lo stesso con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate io dico, dice il Signore, amate i vostri nemici, fate bene a quelli che vi odiano, gloria, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Alleluia. Credete in Gesù, a chi ragazzi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra, e chi ti toglie la tunica, chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica, dice il Signore. Amico di Napoli, il regno di Dio è in mezzo a voi. Il Signore ti vuole portare un messaggio di salvezza tramite noi che siamo inutili servi. Questo è tutto per la gloria di Gesù, per la gloria di Dio. Il Signore ti dice oggi: non abbandonare la via del Signore, avvicinati a Dio, avvicinati al Padre, colui che ti ha creato. Alleluia. Il Signore ti dice: alleluia, alleluia. Napoli, gloria al Signore Gesù Cristo. Questo è un messaggio di amore e di speranza per tutti coloro che anche vivono nel bisogno, che vivono in questo mondo.